Come prepararsi per avere successo? Il successo è un concetto che ci affascina, qualcosa che ci attira. Siamo in un mondo tutto proteso verso il successo. Bisogna vincere, vincere, vincere. Ma calma, innanzitutto capiamo qual è il vero successo e capiamo una cosa ancora più fondamentale, ossia che il successo non è qualcosa che ti capita perché sei fortunato, ma è qualcosa che tu prepari. Quindi questa è la prima indicazione che voglio darti. Il successo è qualcosa che si prepara. Quindi piuttosto che pensare al successo, a come sarà quando sarai ricco, bello e fortunato, preparati. Preparati per avere successo. Un piccolo cambiamento può fare la differenza in meglio. Alcuni momenti di gioia, di saggezza, di fiducia nel domani cambiano il senso della tua giornata e della tua vita. Una vita di successo è fatta di piccoli momenti di gioia, di saggezza e di fiducia. Alla televisione, al cinema invece si vedono questi supereroi che sono sempre pieni di successo, e la vita di successo che cos'è? È una grande barca su un'isola esotica con non so quanti elicotteri, gioielli, cene. Sono tutte sciocchezze perché tutto quello che ti fanno vedere è innanzitutto una visione limitata di povertà. Sì, di povertà, ho detto bene, perché tutto quel lusso serve sempre a dire altrove invece c'è povertà. Quindi è un lusso per pochi, è una grande idea di scarsità. Ma soprattutto ti dicono, soltanto poche persone, appunto perché c'è scarsità, possono arrivare a vivere su un'isola deserta. E così tu non ti prepari assolutamente ad avere successo, sei lì pieno di rabbia, di invidia. Invece, per fare la differenza in meglio, incomincia a notare i momenti di gioia, di saggezza e di fiducia nel domani. E non soltanto a notarli, ma anche a crearli, perché tu puoi introdurre la gioia, la saggezza e la fiducia nella tua giornata, e di conseguenza anche nella tua vita. Tu puoi scegliere di leggere delle pagine di autori che sono veramente ispiratrici. Tu puoi scegliere di vedere delle opere d'arte, tu puoi scegliere di ascoltare della musica. Sono tantissime le piccole differenze in meglio che puoi fare. Puoi anche scegliere semplicemente di sorridere. Questo fa parte della preparazione per avere successo. Molti credono che il mondo sia contro di loro, chiuso e ostile. Non è vero, ma ci credono e perciò non vedono strade aperte. Ma tu puoi scegliere di vedere le opportunità. Perché negartelo? Sai, va di moda lamentarsi quanta gente la mattina sbuffa e va a cercare con lo sguardo un'altra persona depressa con cui scambiare un altro sbuffo e dire «Ah, peggio di così non poteva andare, figurati se non capita a me» e incominciano a elencare tutte le disgrazie che hanno visto a partire dalla squadra di calcio fino al pettegolezzo del corridoio. Ma tutto questo è lontanissimo dal creare il successo, quindi non pensare che tu arriverai un giorno sull'isola tropicale e prima non hai fatto altro che lamentarti. No, tu puoi scegliere di vedere le opportunità, quindi trova le strade aperte, nota le opportunità, lascia le persone che credono che il mondo sia contro di loro, chiuso e ostile, quella è la loro convinzione, ma se tu vuoi avere il vero successo, che è una condizione di felicità interiore, scegli le opportunità. Comincia a considerare gli ostacoli come delle opportunità. Considera i macigni sulla tua strada come dei gradini che ti fanno salire per irrobustire la tua preparazione. Questo è un grande segreto che ti ho appena svelato. Sicuramente ci saranno delle difficoltà, ci saranno degli ostacoli, ma perché star lì a contare gli ostacoli e a chiamarli ostacoli? Considerali come dei gradini che ti fanno salire, che ti portano più in alto, e quindi quando sarai più in alto avrai una visione più estesa, capirai meglio di quando stavi al di sotto. E sicuramente capirai una cosa, che quei macigni, quegli ostacoli, ti fanno capire quali sono le aree della tua personalità che vanno irrobustite, ti fanno capire dove devi raffinare la tua preparazione. Quando qualcosa va storto nella tua vita, consideralo il principio del tuo miglioramento, perché hai appena capito qualcosa di importante su ciò che va evitato per raggiungere la tua meta. Quindi cambia completamente il punto di vista, anziché essere anche tu uno di quelli che sbuffano al mattino, che cercano depressi per raccontare quanto è brutto il mondo, cambia il tuo atteggiamento. Trova pure le cose che non funzionano, ma considera quei macigni il principio del tuo miglioramento. Qualcosa che fa storto ti fa notare qualcosa di importante su ciò che va evitato per raggiungere la tua meta. Sono delle occasioni
E tu devi sapere una cosa, che il successo si prepara e quindi lo prepari ogni volta che tu noti qualche cosa che non funziona, perché non puoi avere successo se ci sono delle cose che non funzionano e si comincia proprio da lì, si mette a posto ciò che non funziona. Ogni cosa che finisce ti lascia almeno due doni, un'esperienza e l'opportunità per un nuovo inizio. Se poi la cosa che è finita ti ha fatto anche del bene, allora ti ha regalato moltissimo. Sii ne felice. Le persone che hanno successo considerano di avere delle opportunità fantastiche, si considerano ricche di esperienze. Puoi avere anche tu questo atteggiamento. Quindi non stare lì a contare tutte le volte che ti è andata male. Piuttosto pensa che hai raccolto esperienze e ogni volta che ti è andata male, ogni volta che ti sei liberato di qualcuno, di una situazione e quindi non sei più stato lì, hai avuto l'opportunità per un nuovo inizio, quindi un nuovo miglioramento. Hai cancellato, hai azzerato il tuo conteggio iniziale e hai potuto ricominciare. Ma non tutte le cose che sono finite sono state così negative. E infatti, se le cose che sono finite ti hanno fatto anche del bene, allora ti hanno regalato moltissimo. Questo è un ottimo motivo per essere felice. Quindi, oltre alle piccole cose del quotidiano, anche pensare al tuo passato come una serie di doni che ti hanno fatto diventare più esperto e con maggiori opportunità è un atteggiamento veramente giusto e costruttivo. Nota quello che ha funzionato nel tuo passato e nota le opportunità che hai oggi. Scegli di stare con le persone che sono ottimiste e renditi conto che il bene è qualcosa che crei tu per mezzo del tuo atteggiamento. Il successo è qualcosa che crei tu quando tu pensi di vedere in modo costruttivo, in modo da imprenditore, imprenditore della tua vita, le opportunità che ci sono. Le opportunità non sono soltanto delle porte aperte, sono anche delle porte chiuse, che ti invitano a diventare più robusto per aprire quelle porte e sono anche delle opportunità che ti fanno capire che se per te quelle porte sono chiuse, evidentemente nella tua formazione c'è bisogno di un perfezionamento ed evidentemente tu sei in sintonia con altre opportunità. Nota quello che ha funzionato, senti dentro di te la vocazione, nota come oggi puoi espandere quella tua vocazione, ma soprattutto scegli di stare con le persone ottimiste, le persone costruttive. Chi ha successo si accompagna a persone di successo. Quindi evita tutti i piagnistei, le lamentele, quelli che hanno una tradizione di sfortuna e renditi conto che il bene, il successo, è qualcosa che crei tu per mezzo del tuo atteggiamento.